Buon anno. Come ti diverti alla festa? Deve essere carino. Oggi è il primo giorno dell'anno, 1 gennaio 2022. E quali sono i tuoi segni oggi? Vediamo il video. Oroscopo Vergine. Non è vero, ma ci credo. Un capodanno a due facce, del resto anche il vostro segno rientra tra quelli doppi, una parte umana, la Vergine, una parte vegetale, la spiga che tiene in mano. Così questa giornata, malmostosa sotto al profilo dei sentimenti e delle emozioni, rese ancora più indecifrabili dalla quadratura Luno-Nettuno, ma creativa, progettuale e ricca di soddisfazioni su tutti gli altri fronti, il lavoro, i viaggi, gli svaghi e il rapporto coi vostri figli. A garantirvelo un aspetto planetario squillante, immaginatevi i gialli caldi e i blu elettrici di Van Gogh, li vedrete nel trigono in gioco tra il Sole e Urano, solidi entrambi in segni di terra come il vostro, ma dinamici a sufficienza per non tratteggiarvi un anno statico, imprigionato sotto il coperchio della pandemia. C'è e ci sarà, dovrete stare attenti, ma vi consoli il pensiero che avrete un buon margine di gioco e libertà personale, grazie alla quale influire sugli eventi. Il futuro, il desiderio di cambiare presto vita, un futuro migliore. Quello che segue avverrà nel futuro, avverrà. Cambiamenti in atto, novità in arrivo, destino che si predispone. Amori possibili a condizione di vedere lontano e con maturità. Momenti di riflessione molto intensi devono portarvi a una moderazione delle spese, stringere la cinghia è d'obbligo. Oggi come non mai studiate un piano di tagli efficaci. Su una questione d'amore avete pienamente ragione, ma protestarla sempre e costantemente non vi aiuterà a colmare il vuoto che si è creato tra voi. Portate avanti con impegno e rinnovato vigore i progetti sui quali state lavorando, presto avrete soddisfazioni notevoli. Dovete solo impegnarvi ancora di più e lavorare tanto, più che potete. Notizie in arrivo per Psota e da lontano, qualcuno vi scriverà cose che in parte vi irriteranno e in parte vi faranno piacere. Sta a voi decidere il da farsi. Amici che ritornano sui loro passi, incongruenza, incoerenza, ecco l'immagine che vi farete di alcune persone che oggi potrebbero davvero innervosirvi. Non fate nessuna confidenza. Incontri utili con persone dinamiche, sportive o forti. Contatti con medici. Problemi digestivi. Evita se possibile cibi grassi e ricchi di calorie. Se gli amici vi fanno sorrisi di circostanza non è detto che non siano sinceri, è solo che negli ultimi tempi vi siete lamentati un po' troppo e non è proprio il caso di insistere su questa linea di condotta. Ignorate i pettegoli, sono solo invidiosi. Andate avanti a testa alta consapevoli di essere nel giusto. State facendo le cose giuste. O quasi. La persona a cui volete bene si potrebbe dispiacere delle critiche ricevute da alcune vostre amicizie, alcune delle quali hanno criticato fin dall'inizio delle vostre scelte. Siate diplomatici e cercate di spiegarvi sia con la persona amata sia con le vostre amicizie. Con vostra grande sorpresa in questa giornata, vi sentirete molto attraenti e vi potrebbe venir voglia di mettere alla prova il vostro fascino con molta disinvoltura. Sarete in forma splendida, pronte a lanciarvi nelle imprese più avventurose o nella conquista di un nuovo amore. Vi sentirete brillanti e propositivi, in grado di dare il meglio di voi, soprattutto nel lavoro e con gli amici. Nel lavoro non tarderanno risultati soddisfacenti. Il bel team Venere, Sole, Mercurio, Plutone nel segno amico del Capricorno vi porge il suo augurio per un 2022, davvero costruttivo, come a voi più piace, in cui molti elementi e rapporti della vostra vita si rimetteranno in sesto o, se avevano subito una battuta d'arresto, ritorneranno in carreggiata. Bello e rassicurante il trigono di terra in gioco tra il Sole e Urano. Al terzo angolo ci siete voi, l'avreste mai immaginato un modo migliore di iniziare il nuovo anno? Peccato non abbiate fatto i conti con la moglie del Sole, la Luna, che invece vi guarda storto lanciandovi addosso una quadratura, mentre un'altra la forma col vostro dirimpettaio Nettuno, esperto in nebulosità e bugie. Come correre ai ripari? Basta balle, la verità può ferire, ma alla lunga la si metabolizza, mentre i sospetti continuano nel tempo e rovinano l'amore e la vita.
per sfuggire al senso di pesantezza che avvertite tra stomaco e pancia portate a spasso i vostri puppi, oppure sciare o ciaspolare. Ma viste l'anomalo aumento di temperature andrà bene anche una pedalata al parco con snoopy al seguito. E se vi venisse voglia di mare o lago? Andateci, un salutino al grande fratello blu vi infonderà un senso di calma e serenità. Amore ed Eros. Due punti, due possibilità, felici in coppia se siete solo voi due, al massimo con i bimbi, ma senza i genitori o i suoceri. Sono loro infatti, le famiglie d'origine, a seminare zizzania anche dove non ce ne sarebbe motivo. Se poi qualche sgarbo subito in passato o una persona verso la quale provate gelosia si affaccia alla porta con la scusa degli auguri, cominciate subito ad agitarvi sfoderando un'insospettata combattività, un lato insolito e battagliero di voi stessi finora ignoto. Non hai molta fortuna in amore, dato che la tua popolarità può portarti a esperienze negative. Credete che il partner giri intorno a voi, ma non è così, anzi dovreste aprirvi un pelino di più. Il pianeta della comunicazione e della gioia di vivere, della capacità di comprendere, Hermes, Mercurio, si trova in magnifico aspetto e, per questa giornata di Capodanno in particolare, illumina il cammino di chi tra voi Vergine festeggia il proprio compleanno dal giorno 17 al 23 del mese di settembre. Nuovi amori sorgono all'orizzonte di chi, da tempo, li sta cercando. Non vi manca la vostra classica saggezza per non farvi perdere completamente la testa e farvi riconoscere l'uomo o la donna veramente interessati, o la persona che, con voi vuole solo invece giocare. Lavoro e denaro? Due punti, giornata di festa, tutto riposo perciò, niente commerci, niente impegni, niente cartellino da timbrare a meno che non abbiate un impiego nella ristorazione, in tal caso sgobberete come sereni in viaggio, in barba alle consuete paranoie prendete aerei e treni con disinvoltura, forti della vostra FFP2 e della chirurgica sovrapporta. Sicuri di riuscire ancora a respirare? Gli imprevisti non vi spaventano e non vi hanno mai spaventato neanche in passato. Grazie alla vostra esperienza sarete certamente in grado di superare anche quelli futuri a patto di mantenere sempre la calma. Uno strepitoso Urano, nell'amico segno del Toro, vi spalleggia per tutto il 2022 in campo professionale consentendovi successi a ripetizione, in particolar modo se avete abbracciato un'attività di tipo autonomo. In particolare il pianeta della concretezza, della visione pragmatica della vita e del richiamo all'oggi, sorregge chi festeggia il proprio compleanno nella seconda decade. Benessere. Due punti, inutile nascondersi dietro un dito, proprio voi di regola così morigerati, controllati e contenuti anche a tavola, ci avete dato dentro sia col piatto che con bicchiere. Ecco la ragione del peso allo stomaco e del fegato indolenzito, di quel sottile capogiro, di quell'aria un po' stralunata. Vietato mettersi alla guida naturalmente, altamente sconsigliato anche lo sci. Ma se c'è qualcuno disposto a scarrozzarvi abbandonatevi languidamente sul sedile, chiudete gli occhi e lasciatevi portare. Attenti al sistema respiratorio, in questi giorni siete soggetto a raffreddori e tossi. È il caso di regalarvi qualche coccola supplementare. Potreste decidere di fare un piccolo cambio di look. Per lei, Capodanno, momento di pronostici, lo facevano anche le vostre nonne, fondendo il piombo o la cera e gettandolo nell'acqua fredda per interpretarne le forme che si vengono a creare con la solidificazione. Interessante, almeno come spunto culturale e allora via libera all'interpretazione. Per lui, gioco musicale, accendete la radio e sintonizzatela su una stazione qualsiasi, ascoltate con attenzione la prima canzone che trasmettono, sarà il pronostico per il vostro 2022. Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Ti auguro un anno pieno di gioia e passione. Spero di vederti presto.